Ciao a tutti, questo video è dedicato a tutti voi che mi chiedete come fare a diminuire, se non a volte a annullare, la famosa ansia pre-gara. Vorrei innanzitutto normalizzare questa agitazione perché è fisiologica. Tutti l'abbiamo, non esiste nessuno che vada in una performance, in una gara, in una competizione totalmente tranquillo e rilassato, perché è una cosa nuova. Ogni volta che andiamo in gara, è come se vivessimo un qualcosa di sconosciuto. Non sappiamo il risultato, non sappiamo come andrà, abbiamo paura di deludere aspettative, di non fare come riusciamo di solito. E siamo totalmente anche fuori dalla nostra zona di comfort, quindi se parliamo ad esempio appunto nel mondo del pattinaggio, non siamo nella solita pista di allenamento, siamo vestiti con un altro body, c'è una giuria, c'è un pubblico, c'è una situazione proprio ovviamente diversa, no? In più, tendenzialmente, sempre parlando del mondo del pattinaggio, si fanno poche gare all'anno, quindi non siamo abituati a gareggiare. Quindi questa situazione di agitazione è totalmente normale. E voglio spiegarvi da dove arriva. Arriva da una produzione fisiologica di adrenalina nel nostro corpo. L'adrenalina, ne avete sicuramente sentito parlare, è un ormone prodotto appunto dal nostro corpo ogni volta che c'è una situazione di, tra virgolette, pericolo. Questo ormone veniva prodotto anche secoli fa, quando magari l'uomo viveva nelle caverne, doveva andare a combattere, a procacciarsi il cibo, e infatti viene chiamato anche l'ormone del fight or fly, quindi combatti o fuggi, vola. Perché? Perché ogni volta che c'era un pericolo, bisognava o combattere, quindi scendere in campo e armarsi a volte di armi, ma addirittura proprio no, di coraggio, di andare in battaglia, oppure prendere la fuga, scappare. In entrambi i casi serviva un sacco di energia. Quindi, oggi il nostro corpo percepisce un qualcosa di sconosciuto come un pericolo e di conseguenza questa adrenalina viene attivata. Tutte le volte che si attiva l'adrenalina, che cosa succede? Succede che il nostro cuore batte più forte, quindi aumenta la pressione arteriosa. Perché? Perché abbiamo bisogno di più sangue e di più sangue che vada ai muscoli. Infatti, normalmente prima di una gara, prima di una competizione, di una performance, non abbiamo fame, perché tutto il sangue è nei muscoli, non nello stomaco. Aumenta anche la nostra respirazione, quindi abbiamo bisogno di respirare di più, proprio perché abbiamo bisogno proprio di ossigeno, quindi di ossigenare il nostro corpo. Vengono dilatate le pupille, gli alveoli polmonari, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze proprio fisiche che avvengono nel nostro corpo proprio per fronteggiare questo pericolo. La cosa positiva è che questa adrenalina ci dà un surplus di energia che normalmente non abbiamo. Quindi dobbiamo sfruttare questa energia, questo regalo che il nostro corpo ci fa. Sono sicura che vi sarà capitato di fare una gara e di arrivare in fondo senza neanche accorgervene, cioè senza fiatone, è passato in un battibaleno, è andato tutto bene. E questa è grazie all'adrenalina. In quel momento lì siete stati in grado di farvi amica l'adrenalina e di utilizzare quella spinta pazzesca che l'adrenalina ci dà. Quindi, nel momento della gara abbiamo un regalo in più. Un'energia in più da sfruttare. Ovviamente, se non siamo centrati, se non siamo focalizzati, se non la riconosciamo, se non sappiamo che cosa accade al nostro corpo e ci sentiamo in preda al panico, non riusciamo a gestire questa botta energetica e
andiamo nel pallone e 90 su 100 facciamo casino. Al contrario, se riusciamo a essere focalizzati, a gestire questa energia, a sapere anche, no, da dove viene, per questo che ho voluto spiegarvi, possiamo far sì che questa adrenalina sia dalla nostra parte e che questa botta energetica sia dalla nostra parte. È come essere su un cavallo e lasciare che il cavallo comandi dove andare. Quindi lasciamo all'adrenalina il potere di portarci dove vuole lei, oppure sono sul cavallo, ho le redini in mano e ho il cavallo, quindi vado veloce, però decido io dove andare. Ecco, esattamente così. Quindi, nel momento in cui io riesco ad essere nel mio corpo, ad essere focalizzata, a sentire che l'adrenalina sta giocando a mio favore, posso fare una performance ottima perché ho tutto che gioca a mio favore. E in questo appunto l'allenamento mentale ci aiuta tantissimo proprio ci aiuta a imparare a gestire queste energie, queste emozioni che sono appunto, ripeto, normali prima di una competizione.